Racchiuso, quasi nascosto in questa gola dei sibillini, lontano dalle grandi vie di comunicazione, il santuario dell'Ambro vede affluire pellegrini da ogni parte della regione. Uomini, donne, bambini, intere famiglie che hanno imparato a conoscere questo luogo e continuano a passare la voce invitando altri amici che ancora non lo conoscono. Ma perché scelgono l'Ambro? E soprattutto, cosa vengono a chiedere alla Vergine delle Cime? Siamo raccomandati con la Madonna perché abbiamo avuto parecchio male a casa e allora anche un po' di tempo fa siamo ritornati qua. Poi aiutarci, cioè noi preghiamo sempre per poterci aiutare, per tirare avanti i figli, per farci crescere, per il lavoro, per tante cose. Alla Madonna, devo essere sincera, mi ci rivolgo più adesso che sono madre. Mi è capitato diverse volte di parlargli proprio come si parla di una madre e di chiederle di aiutarmi con mio figlio nei momenti più difficili, diciamo, in cui vedo di non avere pazienza, di non essere, non mi sento all'altezza di essere madre, lo sento come un compito difficilissimo. E allora sì. Sono venuta all'Ambro perché mi piaceva questa esperienza. Dopo vengo da Sondrio, vengo da Talamone, provincia di Sondrio, basta. Alla Madonna mi rivolgo spesso perché penso che proprio perché lei è la più vicina a Dio, è stata la madre di Gesù, quindi in molte occasioni mi sono rivolto a lei appunto per avere un aiuto maggiore, ecco. Vicino al santuario i pellegrini trovano l'ambiente ideale per un picnic e per un momento di relax al termine di una settimana dedicata al lavoro e allo studio. Il fiume Ambro, che scorre a piccoli salti a lato della chiesa, sa offrire angoli di serenità dove ognuno riesce a sentirsi a casa propria. L'accogliente scenario naturale attira all'Ambro anche persone che si accostano di rado ai sacramenti. Il suono della campana si accompagna al vociare dei visitatori, ai motori delle macchine. Maria però non teme le voci un po' chiassose dei pellegrini, anzi, come alle nozze di Cana, si pone a servizio della gioia dell'uomo e coglie ogni occasione per condurlo all'incontro con il suo figlio. La Vergine trova sempre la via per invitare gli uomini a riconciliarsi con Dio. Grazie anche alla disponibilità dei frati cappuccini che, sull'esempio dei santi dell'ordine, ascoltano volentieri le confessioni dei fedeli. L'uomo ha sempre bisogno di Dio, ma sovente lo scopre alla scuola della sofferenza, e allora la figura di Maria si affianca al dolore di ogni uomo per condurlo per mano alla pienezza della fede.
Non c'è preghiera che salga al cielo senza passare attraverso il cuore di Maria. Non c'è grazia che Dio non affidi nelle mani della Vergine delle Cime. Per i genitori rifiutati dai figli, per gli anziani confinati nei ricoveri, ti preghiamo per coloro che non hanno mai sperimentato la gioia di essere amati. Ti preghiamo ancora per tutti coloro che soffrono a causa della guerra. O Maria, affidiamo a te la nostra preghiera perché la presenti a Gesù, sicuri di essere esauditi. Il 9 agosto dell'anno santo 1925, dopo una preparazione con tridua e devote manifestazioni popolari, la statua della Vergine dell'Ambro veniva incoronata sulla base di un documento pontificio che riconosceva l'antichità del culto e il grande numero di grazie e miracoli. L'abside del santuario custodisce gelosamente i segni di una profonda devozione e le testimonianze di fatti, a volte prodigiosi, avvenuti per intercessione della Madonna dell'Ambro. Ma più spesso le grazie di Maria restano chiuse nel cuore riconoscente dei pellegrini, fino a quando una telecamera indiscreta le rende manifeste per la gloria di Dio e di Maria. Già avevo il bambino piccolo che dovevo operarlo, mi sono rivolto alla Madonna e è andato tutto bene. Perché ho avuto mio marito in pericolo che poteva morire, invece si è salvato. E allora ho pensato che la Madonna mi ha fatto una grazia. Così avevo intenzione di formare una famiglia, ho chiesto il suo aiuto e guardi, io veramente nel tempo ho visto che quella giornata, quelle intenzioni, quelle aspirazioni mi si sono pressoché avverate. Non lo so, ho immaginato una moglie, ho immaginato una famiglia, ho immaginato quel giorno, ho immaginato troppe cose. Ebbi un incidente con la sega elettrica, mi troncai tre dita e l'intervento fu lungo e fu doloroso. Però i medici non mi dettero da sperare, e c'è da dire che i mezzi allora, si parla di 40 anni fa circa, non era quello di adesso, e comunque con le preghiere insistenti dell'allora fidanzata, che adesso è mia moglie, e io ho avuto le mie dita riattaccate, e di questo devo ringraziare la Vergine dell'Ambro. Una volta che avevo mio figlio che aveva 6 mesi e stava quasi per morire, sono commossa. E aveva la febbre 41 e dopo ho pregato e ci ho creduto. Vergine Santissima dell'Ambro, posa il tuo sguardo materno sui figli che ricorrono a te con fiducia. Sono ormai 1000 anni da quando la piccola sordomuta ti ha veduto, ha ascoltato la tua voce, ha gridato a te la sua lode e gratitudine. Siamo come la pastorella, sordi e muti. Non ti chiediamo di vederti, ti chiediamo di ascoltarti e di parlarti. Fa che ascoltiamo la tua voce, eco della voce di Gesù. Tu la ascoltavi, la meditavi nel tuo cuore, la realizzavi nella tua vita. Fa che anche noi possiamo fare altrettanto. Fa che imitiamo la tua voce. Anche la nostra lingua si sciolga nel canto di lode e riconoscenza per le cose grandi che il Signore continua a fare per noi. O Madonna dell'Ambro, apri sempre più il nostro cuore alla fede, alla speranza, all'amore, alla gioia.